Sova, domani dovrebbero dimettermi. Mi hanno detto che sei stato con me mentre dormivo. Io... mi dispiace per quello che è successo. Smetterò con quella roba. Mi incasina, mi trasforma in qualcuno che odio. Sai, domani mi piacerebbe passare a trovarti, se ti va bene. Io volevo solo dirti che sono fiero di essere tuo figlio. Chi sei? Come sei entrato? Devo vedere Carla. Carla non riceve. Devi andartene. Ti prego. Io devo vederlo. È molto debole. Non sono sicuro che riuscirà a parlarti. Marcus, speravo che venissi. Mi sei mancato tanto, Carl. Non sai quanto mi sei mancato. Cos'hai, Marcus? Mi sento smarrito, Carl. Il mondo mi sta crollando attorno. Vorrei fare la cosa giusta, ma non ho risposte. Solamente dubbi e domande e incertezze. Il mondo è dominato dalla paura, Marcus. Paura degli altri, paura del futuro. È come me, troppo vecchio. È tempo che finisca. Che cosa dovrei fare? Carla, uccideranno la mia gente, Io non voglio rispondere alla violenza con la violenza, ma dimmi, ci danno altra scelta? Essere vivi significa fare delle scelte, tra l'amore e l'odio, tra porgere la mano o stringerla in un pugno. Non ci sono risposte semplici, Marcus. Devi accettare il mondo così com'è, accettarlo oppure lottare per cambiarlo. Sei mio figlio, Marcus. Il nostro sangue non è uguale, ma so che in te c'è una parte di me. Quando il mondo sprofonda nel buio, alcuni hanno il coraggio di risollevarlo. Tu sei uno di loro. Affronta l'abisso, ma non lasciare che ti consumi.
contano tutti su di te, Marcus. Sei l'unico che può guidarci. Ovunque tu andrai, ti seguiremo. Pensavo foste al sicuro con noi. Sbagliavo. Dovete lasciare la città finché potete. Portare via Alice è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Marcus. Salvaci tutti. Come sono messi i tuoi sistemi? Sto bene. Non hanno colpito i biocomponenti. Hai rischiato la vita per salvarmi, Marcus. Dovresti pensare alla nostra gente prima. Niente conta di più. Non vogliono correre rischi con noi devianti. Ci radunano per portarci nei campi di smaltimento. Per distruggerci. Tra qualche ora saremo rimasti solamente noi. Quanti di noi sono sopravvissuti? Un centinaio? Forse di più se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Tra poco sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. Devi fare la tua scelta, Marcus. E qualunque essa sia, noi ti seguiremo. Ti amo, Marcus. Senza di te sarei morto. E non avrei mai visto la nostra gente libera. Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma lottiamo per gli stessi ideali. Qualunque tua decisione, la appoggerò, Marcus. È colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. Che stupido. Mi hanno usato, dovevo saperlo. Mi dispiace, Marcus. Se decidessi di non fidarti, capirei. Sei uno di noi ora. Il tuo posto è con la tua gente. G.
Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyberlife. Se li svegliassimo, si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Intendi infiltrarti nella Cyberlife Tower? Colore, è un suicidio. Si fidano di me. Mi lasceranno entrare. Se qualcuno può infiltrarsi alla Cyberlife, sono Se io. Provi a entrare, ti uccideranno. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Stai attento. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Sì!